Questo antico esercizio ha alcuni pregi. Innanzitutto permette al paziente di attivare tutta la catena cinetica. È un esercizio molto facile da imparare e il movimento di abduzione è miscelato con quello di rotazione esterna in una proporzione che il paziente regola automaticamente. Vediamo le due diverse esecuzioni. Il paziente regola le due componenti del movimento in modo da non forzare la rigidità articolare. Ovviamente è un esercizio che non permette di fissare un obiettivo preciso e purtroppo stimola il paziente ad attivare dei compensi. Questi compensi sono difficili da evitare perché il movimento è rapido e spontaneo. Possiamo diminuire lo sforzo richiesto applicando un contrappeso che solleva il braccio. Oppure possiamo aumentare la forza richiesta utilizzando la frizione. L'esercizio è indicato quando possiamo tralasciare il problema dei compensi, o perché questi non si verificano, come nelle fratture non articolari, oppure perché sono inevitabili e dobbiamo mirare alla funzionalità complessiva.